Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Titolo forte, attacchiamo gli arbitri. Come avete sicuramente visto, letto, sentito, in una delle trasmissioni post partite dell'ultima giornata di Serie A, nello studio con un certo Marcolin, c'era Ambrosini, un altro di cui non ricordo il nome, nel fuori onda, mentre stava sfumando per la pubblicità del servizio, Marcolin probabilmente dice attacchiamo gli arbitri. Facciamo riferimento, probabilmente, poi chiaramente non ho capito effettivamente il senso, ma posso ipotizzarlo, che nella discussione che avrebbero fatto dopo la pubblicità, l'obiettivo era quello di attaccare gli arbitri, puntare il discorso sugli arbitri, sulla questione arbitrale, eccetera, eccetera. Perché come sappiamo, quando si parla di arbitri, l'audience sale perché polemizzare, criticare, attaccare una categoria che qualche volta sbaglia, perché poi sbagliano tutti, sbagliano anche loro. È una cosa che dal punto di vista dell'audience, insomma, tira più un pel di arbitro che un carro di buoi, come si suol dire. Chiaramente tutta questa questione è legata a quella che è stata Milan-Spezia, Spezia-Milan, non mi ricordo neanche l'ordine delle partite, in cui il Milan perde contro lo Spezia, perde tra l'altro, ma all'interno di questa partita c'è un errore da parte di Serra, dell'arbitro, che al posto di far continuare per la regola del vantaggio il gioco, fischia, ma peccato che Messias fosse andato in rete praticamente con un gol, quindi di per sé poteva lasciare continuare il gioco, la Milan avrebbe pareggiato e tutti felici e contenti. Chiaramente così l'errore è molto, molto pesante, perché poi l'arbitro ha in qualche modo ha ostacolato il risultato del Milan, però effettivamente era una scelta legittima in quel momento, perché non aveva in qualche modo la previsione, la sfera magica di pensare che il gol sarebbe arrivato, e chiaramente là è un discorso di sensibilità e di bravura dell'arbitro, capire quando fischiare o quando meno. Ma non voglio addentrarmi in questi discorsi, perché poi fondamentalmente non sono un arbitro, non sono capace io sicuramente di spiegare cosa fosse meglio o peggio fare. E tutto questo teatrino per dire cosa? Perché attacchiamo gli arbitri è una faccia di una medaglia che tra l'altro si contrappone a un'altra faccia che abbiamo visto sempre ieri. C'è l'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, si è scusata con il Milan per errore di Serra. Abbiamo due cose contrapposte. Da una parte abbiamo una cultura malata di attaccare sempre gli arbitri e centrare e focalizzare, polarizzare tutta la questione calcistica sull'arbitro. Le partite non si parla più di calcio, delle emozioni, della tattica, anche di tutte le questioni che fanno parte del calcio giocato, ma al primo posto della discussione di tutti i programmi televisivi, radiofonici, podcast, eccetera, eccetera, è parlare dell'arbitro. Quando si parla, anche alcune volte tra youtuber, si parla di una sconfitta è perché c'è l'arbitro. È chiaro che ci sono all'interno dei partiti, tutte le partite, errori arbitrali, alcuni più pesanti di altri. Ma questo è il calcio è fatto di questo. E si può sicuramente analizzare questa cosa qua, cioè capire quali sono gli errori e quanti sono gli errori. Ma quantificarli, qualificarli non è che ci serve in qualche modo per dire siamo stati sfavoriti noi e quindi stiamo perdendo il campionato perché ci sono questi errori arbitrali, o stiamo vincendo perché ci hanno fatto dei favori e quindi poi dall'altra parte avere un attacco nei nostri confronti. Dovrebbe essere semplicemente cronaca, quindi si dice insieme a tutti i dati dei passaggi, dei tiri, anche quelli che sono stati gli episodi arbitrali. Però nel momento in cui ci si focalizza e si polarizza l'attenzione solo sulla questione arbitrale, come se fosse tutta la questione inerente alla partita, si va a fare danno sia alla cultura calcistica in generale, sia chiaramente a quello poi anche che è il prodotto televisivo che si propone. Dall'altra parte della medaglia abbiamo invece questa cosa che l'AIA si trova in qualche modo in dovere, per n motivi che non sappiamo, di chiedere scusa al Milan, e poi chiaramente oltre alle scuse anche ci sarà la sospensione per 8 partite di Serra, per gli errori di Serra. Ora, chiedo anche a voi, quante volte avete sentito l'AIA fare le scuse a una squadra di calcio per gli errori? Perché se ci dovessimo mettere tutti quanti a ricevere scuse per gli errori arbitrali, non finiremmo più. L'AIA ogni giorno, ogni partita, ogni 3 giorni deve fare comunicati, scuse a tutti i club per gli errori che hanno fatto gli arbitri, perché ce ne sono tantissimi gli errori, ma è giusto così. Perché poi gli errori di per sé, anche all'interno di quello che è un campionato, mi focalizzo sul campionato perché poi gli altri tornei tipo Champions o Coppa Italia sono molto diversi. È vero quando si dice che gli errori a favore e contro si bilanciano, perché in 38 partite, se tu sei arrivato quinto, è perché ti meritavi di arrivare quinto, primo perché ti meritavi di vincere lo scudetto. Noi scorso anno entriamo in Champions League perché il Napoli si fa inculare da Faraoni, non perché è stato primo un errore arbitrale, 5 partite prima, un gol in fuorigioco che. No, è perché il Napoli si è fatto inchiappettare da Faraoni all'ultimo e la Juve è entrata in Champions League. Quindi gli errori arbitrali si sono sempre compensati.
Ed è per questo motivo che intanto è ridicolo il fatto che l'AIA faccia le scuse e mi chiedo perché non le ha fatte anche prima nei confronti di altre squadre, ma non solo per noi, ma in tutte le squadre che sono state o favorite o sfavorite in questo campionato. È normale il gioco del calcio che sia così. E poi mi chiedo, quindi, viste queste due facce della medaglia, quando, meglio dire, inizieremo a cambiare la mentalità di dover polarizzare l'attenzione e colpevolizzare in modo esagerato la classe arbitrale? Perché parliamoci chiaro, polarizzare l'attenzione vuol dire contaminare e rendere tossica la cultura calcistica. Di per sé il calcio è tossico di base, nel senso che il calcio spesso è seguito, e lo vediamo anche negli stadi, eccetera, eccetera, ma da persone che non è che fanno della cultura il loro punto di forza. Però se si mettesse noi, come coloro che fanno informazione, divulgazione, opinione, e anche e soprattutto i media che hanno una diffusione ben più ampia, a fare la giusta informazione, la giusta comunicazione, valorizzare i temi così come devono essere valorizzati per il peso specifico che hanno e non per quello che hanno a livello di peso per se stessi, cioè il fatto dell'audience, quindi di chiaramente quando fai la polemica tira di più che non fare polemiche e fare sana informazione. Ecco, quando verrà cambiato questo modo, questo input esterno anche il calcio in generale, la cultura calcistica generale potrà essere veramente, ne potrà avere beneficio, ma fino ad allora parleremo delle solite cose e quindi l'attacchiamo gli arbitri condensa perfettamente, è stato anche forse sincero in questo fuori onda, quello che è la malattia di questa cultura calcistica che ci porta loro per primi e noi per secondi in quanto insomma fruitori del servizio pubblico, della televisione, eccetera, eccetera, a pensare prima a quanto l'arbitro ci abbia tolto rispetto a pensare a quanto ci siamo tolti noi stessi con le nostre azioni dei giocatori, a quanto abbiamo fatto bene, a quanto abbiamo fatto male. La cultura calcistica si può cambiare qui attraverso questo cambio di input, ma soprattutto quando si capirà che quando si parla di calcio, si deve parlare di calcio. E la tematica arbitrale è una delle componenti del calcio, ma non è quella più importante. Non si può pensare che la componente arbitrale sia l'unica componente che va a influire sulle partite, perché non è così. Oltre al fatto che si va a colpevolizzare spesso persone che sono gli arbitri, che vengono visti come demoni, come dei diavoli, quando sono persone che sbagliano, hanno una pressione molto più alta dei giocatori, sbagliano come giocatori, ma chiaramente hanno una responsabilità più ampia. Ma nessuno che si è mai preso la briga una volta di difendere la classe arbitrale, o meglio dire gli arbitri in quanto persone che sbagliano. E quindi sono professionisti che vanno anche tutelati da questo punto di vista contro l'infamia, le calunnie, contro anche le ritorsioni che magari possono, a cui possono andare incontro. Questa è una cosa sbagliatissima ed è, se nel caso in cui ci fossero reazioni violente contro queste persone, frutto purtroppo della complicità di chi fa informazioni in modo sbagliato, chi pensa che prima di tutto ci sia un arbitro da colpevolizzare e poi tutto il resto, poi tutte le dinamiche di gioco, eccetera, eccetera. No, bisogna invertire la tendenza. Ed è per questo motivo che io personalmente, nel mio, se guardate i miei post partite, anche in partite in cui la Juventus ha avuto dei torti arbitrali, e poi ne abbiamo avuti anche a favore, chiaramente, ma anche nelle partite in cui ci sono stati dei torti arbitrali, e per questo solitamente è facile, no, lamentarsi, no? Cerco sempre di minimizzare il discorso. L'ho menzionato pochissime volte, proprio in casi eclatanti, mentre molti in televisione, su YouTube, eccetera, eccetera, ogni volta, ogni partita hanno sempre sicuramente qualcosa da dire sull'arbitro. C'è sempre un episodio che è stato quello che ci ha portato a subire un gol di troppo, a perdere la partita, a pareggiare, eccetera, eccetera. Sulle mie analisi, tendenzialmente, non perché me ne dimentichi, ma perché non mi interessa parlare di arbitri. Prima perché spesso non ho le conoscenze per farlo, cioè dire se effettivamente quello è stato un errore o meno. Chiaro che poi se uno fa così, mi para la palla in area di rigore, è fallo, però voglio dire, al di là di queste cose molto nitide, per il resto non mi sono mai pronunciato molte volte. Qualche volta può capitare, perché ripeto, è una componente che va valutata, ma non deve essere mai messa in primo piano come fosse l'unica componente che va a spiegare il perché di quella partita, di quel risultato. Dal mio punto di vista, dal mio piccolo, lo sto facendo, l'ho sempre fatto e lo continuerò a fare, ma non servo a niente io, non serve a niente neanche voi come singoli, con poche persone che mi seguite, ma serve cambiare la cultura in modo più radicale e in modo molto più di insieme, ma questo deve partire da chi la diffusione ce l'ha molto, molto più forte, quindi la TV, i giornali, eccetera, eccetera, i profili social, Twitter e compagnia varie di persone che hanno un certo tipo di rilevanza dal punto di vista dell'utenza, eccetera, eccetera. Non faccio nomi, ma chiaramente potete capire anche voi a chi faccio riferimento, insomma. Quindi attacchiamo gli arbitri. Modifichiamo questa cosa prima che sia troppo tardi, perché già di danni al nostro calcio ne stiamo facendo moltissimi danni. Quindi forse è giunta l'ora a più livelli di cambiare. Change my mind, cambiare testa. No, change your mind, anzi, buon
mind, perché effettivamente la mia l'ho cambiata, la vostra forse, forse è quella loro che va cambiata. Detto questo, aspetto i commenti qui sotto, come sempre, forza Juve, e alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua.